Ciao, ciao a tutti, benvenuti al nostro secondo appuntamento della giornata con GQ Telefono Casa. Io sono Michele Viola e oggi siamo in diretta con un giovanissimo artista italiano, un ragazzo di un grande talento, vincitore dell'ultima edizione di Sanremo Giovani, Leonardo Gassman. Aspettiamo Leo che si connetta. Ciao Nick Piras, se avete qualche domanda, scrivetela pure qua sotto che proviamo a condividerla con il nostro ospite. Ecco Leonardo, ti vedo. Vediamo un po'. Ci stiamo connettendo. Buongiorno. Buongiorno a lei, come sta? Bene, lei tutto a posto? Ma ci sono stati momenti migliori, però non ci lamentiamo, non ci Sì. lamentiamo. Allora? Niente, io sono qua a casa, sto scrivendo, sto facendo tutto quello che è possibile per riempire il tempo e utilizzarlo al meglio. Beh, quindi la quarantena come te la passi? La mattina ti alzi e cosa fai? La mattina studio, poi mi metto a scrivere, mi metto a perfezionare dei brani, mi metto a guardare documentari, a studiare un po' al computer i video musicali, le cose, cerco un po' di utilizzare il tempo, anche a pensare, diciamo, a dove voglio approfondire anche con la musica. Sto cercando di utilizzare il tempo al meglio, come dicevo. Beh, allora voglio partire subito con questa cosa perché l'ho trovata estremamente interessante. L'altro giorno, quando abbiamo parlato al telefono, mi hai raccontato che il nuovo brano lo avete registrato tutto da casa. Sì, è È una così. roba, allora, secondo me, io questa roba la considero pazzesca. Raccontaci un po'. Che carina. Sì, allora diciamo che abbiamo registrato tutti quanti individualmente le nostre tracce singole. Ogni musicista si è preso la sua parte, se l'è studiata, se l'è messa a suonare a casa, si è registrato la sua parte, si è rifatto un video mentre suonava e poi ha fatto mixare il suono da Giuseppe Taccini, che peraltro è anche uno dei miei musicisti della band. E niente, io poi dopo però ho messo insieme i video insieme a Jamie Roberto, che è questo grande regista con il quale ho collaborato anche a Vai Bene Così, e insieme abbiamo editato, diciamo, questo video e abbiamo cercato di portare il messaggio a casa, appunto, che da casa si possono fare tante cose, tra le quali anche montare un video e cercare di tenere compagnia alle persone. Tra l'altro è un bellissimo brano. Ti ringrazio, è Ma un brano. allora, il brano, vabbè, si chiama Maleducato, Sì, ok? Ma esatto. perché? Allora, diciamo Ma che in questo brano ho cercato di utilizzare l'ironia. L'ironia, che secondo me è uno degli strumenti più forti che abbiamo per affrontare le varie problematiche che ci si mettono davanti nella vita. E, in particolar modo, questo brano cerca di ringraziare tutte quelle persone che scelgono l'educazione e la gentilezza verso il prossimo nei momenti difficili. E ancora più in particolar modo, in realtà, questo brano l'ho scritto per tutte quelle persone che sono sempre costrette a andare via di casa per cercare lavoro e stare lontano dalle persone che amano. E nonostante questo, nonostante comunque la vita le porti ad avere delle sfortune, rimangono sempre col sorriso. Io sono sempre rimasto affascinato da quelle persone e penso che siano da valorizzare determinati gesti. beh, direi, devo dire che il tema è bellissimo, davvero congratulazioni. Volevo chiederti, quando hai capito di voler fare questo mestiere? Quando hai capito che volevi fare il musicista? Ma guarda, io in realtà faccio musica da quando sono piccolino, nel senso che comunque sono cresciuto cantando e suonando, ho fatto il conservatorio quando ero piccolino, poi comunque mi si sono presentate davanti delle situazioni che mi hanno fatto capire che probabilmente quella era la mia strada. E anche X Factor ai tempi fu qualcosa di inaspettato, nel senso che io non mi sarei mai aspettato di essere selezionato, feci questo provino in anonimo
non mi sarei mai aspettato di essere richiamato e andò bene. E poi ho incontrato tante persone che mi hanno fatto credere in me stesso e secondo me è importante appunto avere Ecco, anche fortuna ti da ho quel punto di vista. perso. Mi senti? Adesso ti sento, adesso ti sento. Dicevo che comunque secondo me è importante anche essere fortunati nel senso di incontrare persone che credono in te nonostante magari non abbiano nessun motivo per farlo. Quello sicuramente. Allora, io credo che la fortuna c'entra sempre. Senza la fortuna, però io credo che in tanti mestieri, per esempio nel tuo mestiere, no? Sì. Io credo che, allora, uno sale sul palco e sul palco sono tutti uguali. Per cui, o veramente hai delle doti, oppure la fortuna lì, secondo me, non ti serve tantissimo. Io penso, per esempio, che tu abbia dimostrato già da subito, già da X Factor. Infatti volevo chiederti anche della tua esperienza X Factor, delle tue comunque doti canore importanti, non credi? Ti ringrazio. Guarda, No, io. beh, io sto raccontando la realtà, non mi devi ringraziare. Ma guarda, io penso che comunque ognuno abbia qualcosa dentro che deve essere in qualche modo esposto e tirato Scusa fuori. se ti interrompo, perdonami, ma perché sto leggendo una valanga di messaggi, Sì. bellissimo, spettacolare, ovviamente tutti quanti a te, a me nulla. È pazzesco, per cui diciamo che è pazzesco. Wow. No, scusami se ti ho interrotto, continua. Volevo vedere se c'era qualche commento, magari qualche cosa anche per me, invece tutto per te, nulla per me. Allora, stavo dicendo che secondo me ognuno di noi, cioè nel senso che a me a volte mi emoziona anche tantissimo una persona magari che non sa cantare ma che ha qualcosa da dire, nel senso che non sempre le belle voci riescono a comunicare qualcosa. Io cerco più di valorizzare quello che dico nelle canzoni. Per me è importante quello. Poi, ovviamente, sono stato fortunato comunque di aver avuto di essere nato con un dono che è appunto il timbro, che comunque continuo a perfezionare, nel senso che secondo me io ebbi il piacere di conoscere Pino Daniele quando ero piccolino. E una cosa che non mi scorderò mai è che lui mi disse che lui continuava nonostante avesse avuto una carriera molto lunga, fosse comunque riconosciuto come un grandissimo musicista e cantautore, che lui continuava a studiare, a prendere lezioni, a perfezionarsi, perché è importante, secondo me, crescere ogni giorno e cercare di migliorarsi, perché la perfezione non esiste, ma deve esistere l'ambizione, l'ambizione alla perfezione. Beh, se te lo diceva Pino Daniele, che tra l'altro è uno, penso, dei miei artisti preferiti, io sono campano, per cui noi siamo un po' cresciuti con quella roba là. Eh Quindi, sì. se dici Pino Daniele, è un po' come se dicessi Maradona, ecco, praticamente la stessa roba, per cui si apre lì un mondo. Beh, ma tu hai un modello a cui ti ispiri? C'è un musicista, un artista, che prendi come riferimento? Ma io in realtà ce ne ho tanti, nel senso che comunque io sono cresciuto cercando di studiare la musica al meglio e cercare di incanalare. Per me è molto importante, io a volte ho dei periodi nei quali mi ascolto solo un artista che magari mi attrae, che mi piace come ragiona o quello che racconta e cerco proprio di entrare nel suo mondo e di fare mie determinate cose che lui fa con la sua musica. Ad esempio, mi viene in mente Bennato, mi viene in mente Rino Gaetano, Vasco, Jovanotti, in Italia. Poi all'estero io ascolto molta, molta musica, ad esempio, ascolto molto gli Oasis, Ben Howard, Paolo Nutini, non so, i Rolling Stones, che ieri ho visto in un concerto, c'era questo concerto sulla Rai di Home Together, Sì. Una bellissimo, bellissimo. C'erano roba persone pazzesca. che suonavano e penso che loro siano l'incarnazione appunto della volontà.
nel senso che comunque sono delle persone che hanno fatto una carriera lunghissima ed è anche grazie alla musica se sono ancora così giovani, nel senso che riescono a tirare fuori tutta quella grinta. E la musica è uno strumento incredibile che ti tiene in vita. C'è una che ha scritto: no, tu non hai bisogno di modelli. Che carino. Ma a proposito di palcoscenici, no? Come ci si sente a salire sul palco di Sanremo? Perché, sai, comunque si tratta di, penso sia il palcoscenico italiano più importante. Cosa hai provato quando sei salito? Beh, è una sensazione che non puoi capire assolutamente appieno se non la vivi. Allora, io ti ho visto tranquillissimo, io sarei morto, tipo. Ma Però guarda. tu hai mantenuto comunque proprio quella. Anche io ti ho visto e ho detto wow, cioè, devo dire che poi è stata una reazione estremamente positiva, quindi hai saputo mantenere il controllo e hai cantato da Dio. Vabbè, hai vinto anche, quindi. Ti ringrazio, guarda, per me, come ti dicevo, è molto importante. Io spesso, anche quando canto, cerco sempre di riguardarmi anche le esibizioni per cercare di migliorare ogni giorno. E diciamo che quel palcoscenico è un palcoscenico che la prima volta nella quale ci sali è veramente un'energia che ti blocca il corpo. Io stavo pietrificato la prima volta che ho suonato lì, ma perché senti la responsabilità del contesto in cui ti trovi, nel senso che comunque tu sai che hai fatto una fila di 900 persone, che ognuna di quelle persone voleva portare un messaggio, sei stato scelto tra quelle persone. E sei arrivato lì con altrettanti artisti che vogliono portare il loro messaggio, e quindi in primis ti senti in una posizione nella quale devi dimostrare di essere all'altezza di quel palcoscenico. E poi dopo ci sta tutta anche la questione del fatto che comunque quello è un luogo nel quale sono passati artisti che hanno cambiato la musica italiana. E quindi senti anche i frammenti delle anime che sono rimasti lì dentro, di tutti quegli artisti che hanno performato lì dentro e che hanno portato dei messaggi che sono poi rimasti nel cuore delle persone. Beh, direi che è storia ormai. Ah, ma ormai ci sei anche tu lì, quindi poi ormai Sanremo è considerato un po' la punta più alta della musica italiana e siamo molto contenti poi di avere un artista come te in Italia, devo dire. Guarda, Ti sono ringrazio, guarda, veramente spero. meno male che ci sono ancora comunque dei talenti che sfondano. Comunque, bene, il brano che hai portato a Sanremo. Sì. Fai bene così. È un brano che parla un po' di fallimenti, parla di errori. Da che cosa nasce il testo di questo brano? Allora, il testo nasce in seguito a una situazione nella quale mi ero trovato scomodo, nel senso che mi ero confrontato con un produttore musicale che mi aveva fatto stare abbastanza male, nel senso che aveva criticato la mia musica, il mio modo di esprimermi, e questa è una cosa che, se non fatta in modo costruttivo agli artisti, può fare molto male, perché comunque la musica è un po' come se insultano quello che fai e anche un po' insultano te. Nel profondo, perché comunque tu, quando ti apri con la musica, sicuramente parli della parte più nascosta di te, dentro di te, ti devi aprire, essere sincero. Però devo dire che quella conversazione fu una co conversazione che all'inizio non capii, ma che poi ho capito e che mi ha reso più forte, mi ha fatto crescere. Probabilmente senza quella conversazione non sarebbe nato Vai bene così, non avrei avuto la voglia che ho oggi per migliorarmi ogni giorno e crescere ancora di più e cercare appunto di perfezionarmi. E quindi io ringrazio quella persona, ringrazio il giorno nel quale mi ci sono confrontato. E nasce appunto dalla necessità appunto di accettarmi per quello che sono, e cercare di andare avanti e rendermi conto che la vita appunto non è sempre semplice, ma che va affrontata. C'è qualcuno che scrive se ce la puoi cantare.
Ma certo, assolutamente sì. Ti va? Assolutamente, guarda, c'ho qua la chitarra, ci torno. Vai. Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, vai bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore, sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai, che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, vai bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore, sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori, ma una cosa è certa, non importa dei tuoi errori. E crollare fa male, ma ritorna a sognare che un artista è un bambino che non vuole mollare. Non bisogna affogare in ciò che non sai fare, che vai bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori, ma una cosa è certa, non importa dei tuoi errori. Bravissimo, sei eccezionale, Leo, davvero congratulazioni. Poverino, grazie. Grazie mille per essere stato con noi, davvero grazie per aver accolto il nostro invito. Speriamo di rivederci di persona a questo punto. Assolutamente sì, appena finisce questa situazione sarò felice di conoscerti e abbracciarti dal vivo. Molto volentieri, grazie mille, ti saluto. Grazie a voi. E passa una buona giornata. A voi ragazzi, buona giornata. Ciao Leo. Ciao ragazzi, ciao a tutti.